Mi dispiace per questa umiliazione che mi dovete accaparrare. Manuela tranquilla, continuate su. Annibale trovava falegnami che curvavano col vapore i legni per le botti del vino e piallavano le assi con foga facendo saltare trucioli di legna e pensava alle feste inebrianti di Bacco e alle navi che viaggiavano per i mari portando eroi e leggende dell'antica Grecia. Dall'antica Grecia, scusate. Riconosceva guardando per terra l'entrata del mulino. Le orme bianche di farina si concentravano tutte in un punto e si diradavano imbrogliandosi sempre di più con la polvere della terra. I mugnai portavano sulla schiena pesanti sacchi di farina. Come Atlante portava il mondo. Spesso accanto a un mulino c'era un fornaio e i garzoni su una spalla portavano tenendo le ferme con due mani lunghe assi così pulite che era un piacere guardarle. Sopra c'erano forme di pasta lievitata e gonfia, pronte da infornare. Ognuna era marcata col sigillo di riconoscimento per la vendita e ciascun forno aveva il proprio. Tutto intorno c'era un profumo morbido e caldo di crosta di pane. Annibale proseguiva e si fermava e passava per portici e ponti. Ora disegnava uno, due, tre volti a sorte di monelli che perdevano tempo a guardare dei manovali buttar giù una torre pericolante. Erano scuri e impolverati. Uno era di profilo, gli altri due di tre quarti. Erano più piccoli e per riuscire a vedere ciò che accadeva volgevano il viso più in alto tendendo il collo curioso. Poco più avanti poi Annibale si sedette per riposare un po'. Dall'altra parte della strada c'era una madre con il figlio in braccio avvolto in una coperta. La donna aveva incontrato una conoscente e sporgendosi tutta verso di lei le parlava sorridendo. Quel bambino lo guardava, lo aveva guardato per tutto il tempo della conversazione. Non si era fatto distrarre da nulla e aveva mantenuto gli occhi fissi su Annibale, che intanto si era fermata a ritrarre la scena. Alla fine sul foglio quel bambinello era la figura meglio definita. Le due donne invece erano delineate con precisione nel contorno, ma appena abbozzate nel rastro. Delicate e sfuggenti come il loro incontro, che era durato il tempo di una breve conversazione, di un veloce pettegolezzo. Le due donne risultavano chiaramente figure terrene di passaggio. Il bambino, invece, anche se così piccino, aveva nello sguardo consapevole una grandissima forza spirituale. Fu allora che Annibale pensò ad Anna, la madre di Maria, che dopo il parto, a causa della stanchezza, diede la figlia in braccio ad altre donne, che la accudirono per un momento, donne che non potevano avere piena consapevolezza del grande destino che il Signore aveva riservato per quella piccola, ma che Maria nel suo sguardo racchiudeva tutto. Le capitava spesso di osservare qualcosa, di disegnarlo e poi di riportarlo, trasformarlo in una pittura. Si era accorto che nella realtà c'era tutto ciò che gli serviva. Unito a quello che imparava dai libri e a quello che vedeva in certe grandi pitture, gli faceva nascere dentro una forza creatrice immensa. Con quei tre strumenti che gli parevano infiniti, sentiva che poteva rappresentare tutta la realtà, la storia antica, la religione e la natura.
Registrava frammenti e momenti di vita e li conservava per poi riutilizzarli. Scusate. Usarli come punto di partenza per altre rappresentazioni o solo per esercitarsi. Alcune volte, però, la realtà e gli istanti che Annibale viveva prendevano il totale sopravvento e lui non poteva far altro che rappresentarli. E lo faceva non solo nel disegno, ma fermandoli per sempre insieme al colore, sulla tela, dipingendoli in modo completo. Questi oggetti avevano a che fare non con la religione, con le storie di Gesù o dei santi o con i miti, con gli dèi e gli eroi greci o romani, ma direttamente con la realtà vissuta personalmente da lui. Profumo di fagioli. Un giorno Annibale era stato fuori città e sulla strada del ritorno decise di fermarsi in un paese, appena dopo Reggio Emilia, per mangiare qualcosa. Fuori dalla locanda c'erano un calasse e due cavalli, il posto gli pareva tranquillo. Lui entrò, prese posto e nel tavolo di fronte era già seduto un popolano che aspettava. Annibale lo guardò, davanti a lui il desco era apparecchiato con il pane, il vino e un piatto con dell'erbazzone, una focaccia tipica di quei luoghi, con dentro del formaggio, parmigiano e delle erbe cotte. Immediatamente dopo l'oste portò per quell'uomo una scodella di minestra di fagioli accompagnata da un cipollotto. Il profumo dei fagioli passò di fianco ad Annibale e subito il popolano smise di aspettare. E si animò come un congegno meccanico. Il cibo lo aveva riportato alla vita. Questi doveva aver notato che Annibale lo osservava mangiare e al secondo cucchiaio lo guardò, indugiando prima di portarsi il cibo alla bocca, come a domandarsi perché quegli occhi estranei fossero concentrati su di lui. Ma la preoccupazione durò per poco. Era un uomo troppo concreto per farsi distrarre da certe domande che considerava fondamentalmente inutili. Era ora di pranzo, aveva lavorato molto fino dalla mattina a presto, c'era del cibo e adesso doveva solo mangiare, poco altro importava. Annibale aveva ancora così vivo davanti a sé quel momento che lo disegnò su uno dei fogli di carta. Arrivato a casa sarebbe stato spinto a dipingerlo in tutta la sua interezza, a dipingere quell'attimo banale in cui quell'uomo semplice si era fatto una domanda e allo stesso tempo aveva rivolto a lui una domanda muta: perché mi guardi? Quell'uomo non era un nobile, un cardinale, un cavaliere, un santo o un re. Era un uomo semplice e non rientrava tra i soggetti considerati più consoni da rappresentare e accettati dalla pittura accademica del tempo. Ma proprio per questo Annibale sentiva che quella semplicità, quel rigore, quella pulizia veritiera nei confronti della visione gli mancavano e voleva dipingerli per quel che erano, così come si rappresentavano davanti a lui. Così come si presentavano davanti a lui, nel chiuso di un'osteria fuori città. Desiderava fortemente fermare per sempre un momento qualsiasi nella vita di un uomo del suo tempo. Poi gli venne davvero fame, allora giunse anche per lui il momento di mangiare. Chiamò l'oste che, asciugandosi le mani nel grembiule, gli chiese cosa desiderasse. Per favore, una minestra di fagioli, rispose Annibale affamato.